Allora, io sono ingegnere meccanico e mi ero specializzato nel campo termotecnico e nucleare. Questo perché negli anni 70 il nucleare sembrava avere delle buone prospettive, era un campo interessante e poi soprattutto, e poi tra l'altro sembrava che potesse dare delle buone prospettive di occupazione. Restando in Liguria, Genova era la grande capitale del nucleare, c'era l'Ansaldo nucleare, la NIR, nucleare italiana reattori avanzati, era la capitale del nucleare. Quindi l'università offriva una buona preparazione e buone prospettive di lavoro in un campo che sembrava avere futuro e affascinante. Dopo il referendum che c'è stato in Italia, praticamente è crollato tutto, quindi sono andato un po'. Diciamo dove mi portavano, dove trovavo della domanda di lavoro. Ho iniziato a lavorare in una fabbrica di serre ad Albenga, dove ho lavorato per un anno e mezzo. Poi, quando questa fabbrica è andata in crisi, ho capito che dovevo cercarmi delle alternative. Ho fatto varie domande, fra queste mi ha risposto la Piaggio. Ho fatto un colloquio. Diciamo che inizialmente, prima di entrarci, la cosa che più mi affascinava era il fatto di non dovermi spostare dalla Liguria. Secondariamente, quando ho cominciato a capire i suoi prodotti, li ho trovati veramente affascinanti. Poi, più avanti nella mia carriera, mi è capitato di dire frasi tipo: ma io non so, dopo aver lavorato negli aerei, non so se avrei piacere di andare a lavorare in una fabbrica di sedie o di dentifrici o di altre cose. Questo proprio per il fascino del prodotto. E poi si è aggiunto anche il fascino, diciamo, dell'ambiente. Se io ci sono stato 34 anni, vuol dire che la Piaggio ha esercitato su di me un fascino e io ho vissuto un senso di appartenenza che anche in periodi di crisi non mi ha spinto a scegliere altre strade, l'avrei anche potute trovare, però se ho fatto questa scelta è proprio anche per questo senso di appartenenza. Questo senso di appartenenza è nato fino dalle origini, fino dai primi tempi, cioè quindi l'ambiente nel quale io sono entrato con un certo timore, diciamo, si è rivelato subito familiare. Questo per tanti motivi. Compreso il fatto, secondo me, di essere passato da vivere in città più grandi come Savona e poi Genova ancora di più, a un ambiente come il paese, un paese di 15.000 abitanti, con tutti i suoi pregi e i difetti, ma io ho imparato, forse per il mio carattere, ad apprezzare molto di più i pregi che i difetti. Mi ci sono integrato e mi sono sentito abbastanza finalese, quando vado a finale ci sono molto contento di andarci tuttora. Tanto per fare qualche esempio, ma il primo che volevo citare, proprio dell'ingegner Ghizzoni, è stato il mio primo capo e io penso che gli faccia piacere saperlo. Diciamo, io sono molto grato alla mia famiglia di origine, che è di origini abbastanza umili, però si sono tirati su con tanto lavoro, dandoci tanti principi buoni, sani, però diciamo che non potevano darmi un respiro internazionale, perché non erano mai stati all'estero. All'epoca nemmeno l'università lo dava, non è come adesso che c'è Erasmus, stage di qua, di là, eccetera. E mi mancava proprio. L'ingegnere Ghizzoni, cioè io l'ho sentito un po' anche come un padre in questa cosa qui, oltre che come un capo che mi insegnava il mestiere. Ecco. Mi insegnava anche a vivere in certe situazioni che per me erano nuove. Questo tanto per dare un esempio. Un altro esempio di ambiente, l'ambiente mi ha accolto molto bene. Io credo di essere stato anche un po' fortunato e bravo, nel senso che mi sono posto nell'ambiente con molta umiltà e questo è stato molto apprezzato. Io ho visto che era un ambiente che tendeva a respingere i giovani ingegneri che arrivavano e che si ponevano con presunzione nei confronti dei loro collaboratori.
invece ad accettare moltissimo quelli che ci si ponevano con umiltà. Io ricordo un capo reparto, il signor Rosa, per esempio, io dovevo per mestiere andargli a dire a lui che cosa doveva fare, quali erano le priorità, quali erano i pezzi, lui li sapeva fare, però le priorità gliele dovevo dire io. E lui voleva che gliele scrivessi, cominciavano ad esserci i computer, ma lui non voleva i tabulati, lui voleva un foglio scritto a mano. Io gli scrivevo 10 par number di cose nell'ordine a mano e lui lo apprezzava e poi mi spiegava tutti i segreti del suo reparto. Questo per dire un po' com'era l'ambiente. Potrei fare anche un esempio che mi piace. Dopo un anno che ero in Piaggio mi hanno incaricato di fare un po' da focal point con la Lenia, la Eritalia, allora si chiamava Eritalia, di Pomigliano d'Arco, per il progetto del Boeing 767 di cui l'Air Italia era capocommessa per l'Italia. Piaggio faceva dei particolari, io facevo un po' da trade union per Napoli, con Napoli. E io ricordo che una volta mi mandarono a Napoli e io tornai un venerdì con un compito, nessuno in Piaggio forse l'aveva capito bene, ma loro si aspettavano, e lo dissero a me, che entro 2 giorni, entro il martedì successivo, tornassi giù con un libro nel quale scrivevamo naturalmente in inglese tutta una serie di cose che riguardavano la progettazione, l'ingegneria industriale, l'impiantistica, la qualità, di tutto, la visibilità, la visibility, che allora era una parola che noi non sapevamo, oddio cosa vorrà. Ecco, tutto questo libro bisognava farlo entro dal venerdì al lunedì sera per poi portarlo a Napoli. Io, insomma, era un bel compito, non so, però ci siamo visti anche al sabato, l'ingegner Vianson, che era il direttore, ha riunito i suoi dirigenti, io ero l'ultimo arrivato, ero lì da un anno, però si è lavorato con un'armonia anche nel weekend, per cui abbiamo fatto una bellissima figura sia con Napoli che poi con gli americani. Ecco, non so, forse anche, non so in quante aziende ci sia uno spirito di corpo che io ho potuto misurare in una circostanza come quella, per esempio. E un'altra testimonianza, io qualche anno dopo organizzammo a Finale un convegno a livello nazionale e partecipò anche il presidente dell'ILOG, che era l'Associazione Italiana di Logistica. E io mi ricordo che nel suo discorso lui disse: ma io sono stato qui 2 o 3 giorni e vi assicuro che i giapponesi sono qui. I giapponesi sono qui, cosa vuol dire? Detta la sua. Allora era un'epoca in cui il Giappone stava emergendo come potenza economica, diciamo, sia per le sue innovazioni organizzative, il Kanban, la qualità totale, il modello Toyota, eccetera, ma anche per lo spirito di appartenenza. Si diceva che ci fossero dei giapponesi che volevano farsi seppellire all'interno della fabbrica, quindi c'era questo spirito di corpo giapponese, era al massimo. E lui davanti ai rappresentanti di molte industrie italiane disse, lui presidente dell'Associazione Italiana di Logistica, disse: i giapponesi ce l'abbiamo a Finale. Ecco, questi sono un po' esempi che così, mi sembravano interessanti. Poi diciamo, la Piaggio è unica per una serie di ragioni. La prima è che, diciamo, a livello mondiale ancora oggi io non sono a conoscenza di nessuna ditta che lavori sia nel campo motoristico che velivolistico. Quindi questa è una peculiarità. I motori da aereo li fanno delle aziende specializzate e gli aerei li fanno altre aziende, invece, e poi montano gli aerei acquistati da altri. Invece la Piaggio ha lavorato e lavora tuttora in entrambi i settori. Poi è anche l'unica azienda in Italia che abbia un prodotto completo, abbia avuto tutta una serie di prodotti nella sua storia, ma in particolare adesso progetta e costruisce. Invece altre industrie fanno particolari di aerei anche molto più grandi, citavo prima
Boeing, in collaborazione con Boeing, però poi c'è il discorso di cui si parlava prima, civile e militare. Questo, anche questo non è tipico di tutte le aziende, e questo ovviamente crea delle possibilità e crea anche delle difficoltà, soprattutto questo nei momenti in cui si è dovuto passare da una produzione prevalentemente militare e quindi protetta con tutte le caratteristiche di una, con grossi margini. Poi adesso anche il militare non ha più gli stessi grossi margini, ma negli anni 70-80 invece dava dei grossi margini, pretendeva altre cose in cambio, che venivano soddisfatte con un'organizzazione. E il mercato civile invece pone delle domande diverse, e quindi bisognava riorganizzarsi, e questo non è stato facile, perché per esempio le procedure, e in particolare le procedure di qualità da applicarsi al militare, sono diverse da quelle civile, e quindi se uno bisognava adeguarsi, ecco, e questo forse non è nemmeno riuscito troppo bene, questo, o troppo sufficientemente in maniera rapida, e questa sono anche tra le cause della crisi, poi ce ne sono di più importanti probabilmente. Comunque queste sono un po' secondo me le unicità, le specificità della Piaggio. Le origini della crisi, a mio parere, sono state due prevalentemente: la caduta del muro di Berlino, per cui gli stati, con la caduta del muro di Berlino, i budget dei ministeri della difesa, non solo italiano, che è quello che ha toccato di più noi, ma anche di paesi alleati, che quindi compravano anche i nostri prodotti, tipo il Tornado, che in parte veniva fatto anche in Piaggio, si sono ridotti moltissimo. Quindi c'è stata una necessità di conversione dal militare al civile, di passare da commesse che avevano dei margini altissimi, e poi tutto sommato consentivano anche slittamenti, pur di rispettare tutta una serie di cose, a un mercato ben diverso. Questo è stato uno dei fattori fondamentali della crisi. Il secondo fattore è stato, ahimè, proprio il 180, perché il P-180 è costato, fare un aereo, progettare un aereo è complicato, ci vuole molto tempo e ci vogliono molti soldi. Tanto per dare un'idea, più di 150 miliardi era costato dell'epoca, che sono anche molto pochi rispetto ad altri casi simili, però considerate che li doveva tirare fuori tutti il dottor Piaggio. E il dottor Piaggio l'ha tirati fuori. Il ritorno dell'investimento di un aereo è comunque molto in là negli anni, perché uno lo comincia a progettare, 4 anni dopo fa il primo volo, dopo altri 2 anni ce l'hai certificato, poi ci metti ancora un po' a fare i primi e poi se va tutto bene li cominci a vendere. I primi hanno dei costi, siccome ci sono delle curve di apprendimento superiori a quelli ai quali li puoi vendere nel mercato, quindi il break even point, io ricordo il direttore tecnico, l'ingegner Mazzoni, aveva detto una volta il 136esimo velivolo, il break even point. Quindi bisogna, per questi 10 anni bisogna finanziare. Il progetto è andato benissimo, il mercato no, anche perché quando è uscito fuori il P-180, che si proponeva come un mercato in grado di aggredire il mercato americano, perché grazie a tutte le sue innovazioni tecniche, aerodinamiche, eccetera, consumava la metà di un altro velivolo, e quindi diceva, beh, io mi propongo sul mercato americano e gli americani me lo compreranno se gli do un aereo che costava meno. Proprio in quel momento è successo l'inizio di un periodo di crisi negli Stati Uniti, quindi chi aveva gli aerei in America, le sue azioni valevano molto meno, quindi avevano meno soldi. Non solo, ma contemporaneamente era l'epoca in cui il prezzo del dollaro, del petrolio al barile, è passato da 34 a 10, perché gli emiri volevano che combattere la Thatcher, che estraeva il petrolio dal mare del nord a costi molto maggiori dei loro, quindi per ragioni commerciali avevano fatto crollare il prezzo del petrolio. Allora l'americano che doveva cambiare l'aereo
e prendere sperabilmente il Piaggio, si trovava a avere pochi soldi e poi tanto gli consumava, gli spendeva meno della metà di benzina per effetto di questa manovra. Quindi Piaggio è riuscito a vendere ben pochi all'inizio e quindi non c'aveva più i soldi. Allora a questo punto gli altri, cioè l'IMU e Finmeccanica, che allora si chiamava diversamente, comunque hanno fatto un aumento di capitale, tale che lui non l'ha potuto sostenere. Quindi Piaggio ha dovuto cedere la proprietà. Secondo me queste sono le vere cause. Poi le cause tecniche. Poi ci sono stati giochi per cui nella crisi c'era chi voleva prenderla, acquisire la Piaggio per un piatto di lenticchie, eccetera. In tutta questa situazione, comunque, sparito Piaggio, che era la garanzia. Quando parlavo di senso di appartenenza, negli anni 80 tutti sentivano la presenza di questa ditta, sentivano il dottor Piaggio. Allora, qualcheduno, come l'ingegner Ghizzoni, lo incontrava, aveva l'occasione di incontrarlo, lo vedeva in una certa maniera. Il volgo, noi che noi di più basso livello, lo vedevamo quasi come un'entità, qualcheduno diceva come un puro spirito, come quello il mega direttore di Fantozzi, no? Però tutti sentivano la sua presenza come uno a cui bisognava essere grati perché ci dava il lavoro e come uno che, essendo genovese, di un'antichissima famiglia genovese, come ce ne sono alcune a Genova, non avrebbe mai portato la fabbrica fuori dalla Liguria, che invece è quello che temono i nostri colleghi che sono ancora dentro. Noi qui siamo tutti in pensione, ma quelli che ci sono rimasti, il terrore che hanno è che qualcheduno si prenda la fabbrica e la porti non tanto da Finale a Villanova, che sarebbe poco come è avvenuto, ma nei paesi arabi o da qualche parte. Ecco. Quindi il periodo della crisi è stato vissuto da qualcheduno con maggior timore, qualcheduno minor timore, eccetera, però con la consapevolezza che non ci fosse nessuno a fare le nostre ragioni, che avesse un interesse in qualche modo coincidente con quello dei lavoratori. I fornitori pensavano solo a recuperare i loro crediti, Finmeccanica, quelli si diceva che volessero smembrare la fabbrica per accorparla ad altre aziende. Si parlava molto dell'Ermacchi, per esempio, perché aveva un prodotto, gli avrebbe fatto comodo avere quello. In più i ministri, all'epoca c'erano ministri leghisti che, ovviamente, essendo di Varese, si temeva, ma lo dicevano anche apertamente, volevano praticamente venderci. E quindi non si vedeva una via d'uscita. Si era governati dai signori commissari, che erano tre, di nomina governativa, siccome appunto era l'epoca del primo governo Berlusconi, aveva nominato uno di estrazione Forza Italia, uno di estrazione Alleanza Nazionale, uno di estrazione Lega, e eravamo nelle mani di questi signori. Poi sono cambiate alcune cose. A un certo punto, comunque, la Piaggio è uscita dalla legge Prodi, si chiamava legge Prodi perché l'aveva fatta Prodi quando era non presidente del Consiglio ma ministro dell'industria qualche anno prima, che consentiva congelamenti di debiti e di salvare certe aziende. Poche aziende che sono entrate in questa procedura si sono salvate, ma la Piaggio si è salvata. Ha trovato degli acquirenti e quindi è iniziata una fase completamente diversa rispetto a quella precedente. Con tutta una serie di ricapitalizzazioni, quindi con una sofferenza continua perché i soldi non bastavano mai, però poi alla fine una soluzione si trovava sempre, dal buyback delle aree di Finale all'ingresso di nuovi azionisti anche internazionali, Tata indiano, Mubadala degli Emirati Arabi, e quindi alla fine in qualche modo poi la Piaggio è sempre andata avanti, però con un clima di incertezza che è rimasto costante, che c'è tuttora e che invece non c'era negli anni 80, ci si sentiva molto più tranquilli, e in più anche con un clima, tutti dicono, tutti quelli con cui parliamo, i nostri colleghi dicono, ma la Piaggio non è più quella di una volta.
perché questo senso di appartenenza non c'è più, non c'è più, ma si sente anche, la gente si sente un numero, e quindi se va bene puoi anche avere un futuro, se non sei troppo fortunato. Invece ci si sentiva all'epoca sì valutati, ovviamente giustamente valutati dal management, però ci si sentiva anche prima di tutto conosciuti, e quindi invece adesso uno si, quindi non si era un numero, ecco, il direttore di finale conosceva uno per uno tutti noi. E quindi questo forse è una delle cose che sono cambiate, al di là del fatto che poi tutti quelli che si sono succeduti naturalmente sono sempre venuti per prima cosa a dire che chi c'era prima sbagliava tutto, arrivavano loro, ti insegnavano, tu capivi gli errori che facevano, però poi tanto dopo ogni 2 anni se ne andavano e ne arrivava qualche d'un altro. Quindi sono fasi molto molto diverse della vita dell'azienda, ecco.